Bentornati, bentornati all'Eredità. Secondo appuntamento con il signor Giovanni, il nostro campione in carica. Il campione di che a me mi sembra una presa per culo che mi dice campione, se non ho vinto niente. Signor Giovanni, che sono queste sguirilità? Ho capito, non ho vinto niente. Cerchi di seguire delle regole di comportamentazione. Non noi esiste. Siamo qui per farle vincere 100.000 euro. Ho capito, ma lei dice che le parole che non esistono, comportamentazione non esiste, io lo dico per allora lei. Non esiste. Non esiste. Signor Giovanni, no. Quando uno si comporta male, è sgurrile perché si dimentica che ci sono i rega... Sini piccoli. Ecco. Non segue le più elementari regole di comportamentazione. Che non vero, esiste. Santucci? Esiste. Santucci? No, esiste. No, ma mi dispiace. Esiste un comportamento. Lo sapevo io. Scusa, no, esiste, esiste. A me esiste, mi sono sbagliato. A mo' esiste. A mo' esiste. Mi sono sbagliato, scusa. Com'è che ti sbagli troppo ultimamente, Santucci? Hai ragione. Troppo ai cambi, si caga tutto. Ha paura che lo caccia via, si vede. 100.000 euro, attenzione. Sì. Scusami, ama. Che c'è? Dobbiamo interrompere la registrazione. Ecco, mo' che succede? Perché? C'è un problema. Che problema c'è? È un ragazzo in prima fila, sta masticando una gomma, è veramente sgradevole. Ma dove? Alle tue spalle, in prima fila, quel ragazzo è una gomma. Ma che ma che sei? Calma, ti amo. Scusa sta gomma, te sta ragazzo. Ma vedi che stiamo registrando. Ama, lascialo stare. Ti spacco la testa. Non esagerare. Ma sei deficiente. Ah, ma che figura. Ho capito, ma siamo attenti. Ma com'è possibile che succedano queste cose? Hai ragione. Abbiamo hai ragione. Buttato in vacca la registrazione. Ecco, riprendiamo tutto come prima. Riprendiamo che? Che Attento, quel ragazzo. Che sei deficiente. Ma non esagerare. Non esagerare. Poi dice che uno, Ho capito, se che. Se ti tranquillizza, andiamo avanti. Scusa, ma. Riprendiamo. Prendiamo la musica. Però stiamo attenti, Santucci, a queste cose, Staremo attenti. Più attenti. 100.000 euro. Si è calmato, sì. Insomma. No, che mi ha spaventato un po' sta cosa che c'è avuto. Adesso non ti muovi fino alla fine. È chiaro? Per favore. Ma per favore. Ma guarda un poraccio che sta tranquillo a fare la trasmissione. Adesso lo sostituiamo magari. Lo sostituiamo questo ragazzo? Vedi un po'. Vedi un po'. Allora. Che faccio? La signora a fianco, possono cambiare di posto? Certo. Grazie. 100.000 euro, signor Giovanni. Puoi riprendere a masticare. Stia calmo. Cerchiamo di stare calmi. Sì. Signor Giovanni, stai calmato. Ricordiamo che lei non è sempre stato un morto di fame. No. Lei qualche soldino qualche anno fa ce l'aveva. Ce l'avevo. Finché non ha investito sui fondi della PA. Ermalat. Ci ho provato perché mi hanno detto. Ci ha provato. Se fai i soldi. Se fanno i soldi. È stato coraggioso, signor Giovanni. Perché se facevano i soldi che potevo guadagnare un sacco di soldi, io ci ho creduto. Ci ha creduto. Quindi è stato Ionato. No. Parecchio. È stato costretto a ricorrere agli Sini. No, mi hanno fatto un culo signor così. Ma non... Signor Giovanni. Giovanni. Io. Santucci. Non è rimasto niente. Sì, diglielo anche tu, signor Giovanni, perché o seguiamo le regole di comportamentazione. Ancora. Certo. Perché qui siamo sgurrili veramente a livelli. Che certo. Facciamo? Signor Giovanni, per favore. Sì, vabbè, scusate. Signor Giovanni, scusate. Noi siamo. Facendo del tutto per farle vincere 100.000 euro. Certo, speriamo. Io sto qua a aspettare di vincere, pensi un po'. Perché non ci si riesce mai. Purtroppo. 4 opportunità. Prima domanda facile. Sì. 100.000 euro. Lei che lavoro fa, signor Giovanni? Non saprò che lavoro faccio, perché mi fa queste domande? Ma si mette bocca su tutto. Ho capito, ma lo so che lavoro faccio. Tutte le mattine, ne alle 4 per lavorare. Lo saprò. 4 no? Opportunità. La prima. Sì. Il falegname. L'elicotterista. Sì. Il disoccupato. Fino a pochi giorni fa, sì. L'ingegnere nucleare. Ma no, io faccio il fruttarolo. Il fruttarolo. Bravo, signor Giovanni. Grazie. Ha visto? Grazie. Bravo, signor Giovanni. Grazie, lo vede che quando lei si... certo, sono le cose mie, il lavoro mio, saprò che lavoro faccio. Bene. 100.000 euro, signor Giovanni, attenzione. Sì. 100.000 euro che mi diceva le occorreranno moltissimo. Sì. Per comprare finalmente un nuovo ma... Terasso, a casa è quello che scemo.
cioè tutte le monete rotte, come respiri, scricchio, la fa rumore, non si può dormire la notte. Non si può dormire. Io non riesco a... tutte le notti in bianco passo. Poi mi sveglio, vedo la mia moglie vicino, capirai, e chi dorme più con me? Perché te via l'ansia subito. Ho capito. Pensi che differenza fra me e lei, signor Giovanni? Lo so. Io la notte mi sveglio, lo so. Mi giro e certo. Vedo Giovanni. Lei si gira e vede quel sorcio. Io ho pure oggi. Purtroppo ho quella disgrazia che devo fare, però se, magari se non me lo dice a tutti. Un nuovo materasso, sì. E se avanza qualcosa, mi diceva che finalmente potrà comprare delle scarpe ortopediche. Sì. A sua cognata, che poverina mi raccontava, è un po' zoccola. Pa! No, no, pure zoccola. È che ci prova sempre con me. Quando c'è mia moglie, mi mette le mani addosso, mi tocca, a me mi dà fastidio perché è la sorella, sono brutte uguali. Capito? Quindi capisci bene che. Amica, su. Cioè, allora. Non è che. Poi d'altronde, come dice quel proverbio, sì. Giovanni? Non c'è cosa più divina della botte piena che la moglie ubriaca del gattino sotto la vasca della bacca stanca. Che proverbio è? Ma lì legge lei questo proverbio. Tutto sul computer. Lì trova. Non sono tenuto a sapere quello che c'è scritto sul computer. Non capivo, ma ne esiste. Giovanni, porti rispetto. Su, io sono Pupo e lei è... Chi è lei? Scusi, come Pupo? Mo. È uguale. Lei è Amadeus, no? È uguale, signor Giovanni. Facciamo, ma come uguale? Faccio, lei ogni settimana tira fuori questa cosa. Ma io? 100.000 euro. Meno male. Parliamo di calcio. No, meno male. Il calcio su tutto, preparatissimo. Io il calcio... Vedo tutte le partite della domenica. Vado pure allo stadio. Il calcio è lo sport più popolare sì. Del mondo. Io so tutto sul calcio. Il football. Sì. Che se non sbaglio è stato inventato dagli inglesi. È vero, Santucci? Ah, ma non è proprio così. Il calcio era conosciuto fin dai tempi greci, giocato con i piedi. Nel mondo romano prese il nome di piede palla. Nel periodo rinascimentale fu molto praticato e giocato nelle piazze di Firenze. Di Firenze, bene, questo lo so. Questo antico gioco della palla era molto diverso dal moderno calcio e le caratteristiche sono piuttosto più vicine al rugby che non al calcio moderno. Non al calcio moderno. Per cui. Nel 1863 in Inghilterra. Ho capito, ma. Riprendiamo. Condannato questo, ma caccia via, ma Santucci, ma perché si azzina? Scusa. Santucci? Scusa. Hai visto che gli ho fatto a quello? Scusa. Ecco. E non dico altro, Non ce fa giocare questo, io non lo so. Non ce fa giocare. Non ce fa giocare. Cioè, bisogna trovare una soluzione. Me ne vado a cercare. Se ne va a cercare, lo chiamo, interpella, chiede spiegazioni. Me ne vado a cercare. Questo. Parliamo di calcio, Sergio. Bene. 100.000 euro. So tutto sul calcio io. No, ci è andato di traverso, ho sentito una puzza. Tre domande su tre diversi. Santucci, perché ridono? Qual è... Non capisco proprio, vogliono interrompere ancora la registrazione. Non ho capito. Signori, per cortesia, un po' di silenzio. Oggi qui a mensa c'era pasta e fagioli. Eh? Oggi a mensa c'era pasta e fagioli, ha mangiato pure lei. Tre domande su tre diversi giocatori. Sì. Cominciamo col primo. Sì. Del Piero. Sì, lo conosco. Bene, mazzo. Quando è nato fatto, Alex Del Piero? Il 9 novembre 1950. Risposta esatta. Ha visto? Signor Giovanni? Sì. Ha visto? Bene. Parliamo di Totti. Ah, Totti. Conosco. A quanti anni Totti ha esordito in Serie A? A 17 anni. A 17 anni, bravo signor Giovanni. Sono emozionato io al posto suo. Anche io. Siamo a un passo. A un passo. Dai 100.000 euro. Vai. Siamo a un pelo di fica dai 100.000 euro. Ah, ma. Scusa, lo so, lo so, hai ragione. Ho visto Giovanna 5 minuti fa. Abbiamo parlato di Totti. Abbiamo parlato di Del Piero. Sì. E ora è arrivato il momento di Gagà. Grazie, scusate, vengo subito, vado, no, andavo... Che va, pure il giornaletto, che è? No, faccio... Cagà, il giocatore, forza, sì. Mi sembrava strano Santucci, che... questo fa la andiamo avanti, 100.000 euro, signor Giovanni. Ho capito male. Sia concentrato. Ho capito male. Ho capito male. 100.000 euro. A me sembrava che poteva andare. Che tossisce lei? Siccome la pasta e fagioli quello mi ha fatto un effettaccio oggi, allora... Parliamo di Kakà. Coglievo l'occasione, andavo. Il giocatore, l'attaccante. No, sì, no, lo conosco, Milan. Come no. Perché
3 domande su Cacà. Lo sai che non si può stare più di 3 giornate senza Cacà? L'ha detto l'allenatore. Ah, sì. Vero Santucci? Sì, è vero, ma solo ora. All'inizio pare che non andasse d'accordo con i compagni di squadra, tant'è che sembra non volessero Cacà negli spogliatoi. Addirittura? Sì, ma addirittura sembra che non volessero Cacà nel pullman. Addirittura, beh, certo. Come si fa a Cacà nel pullman? Ma vedi che non ha capito niente, scusi. Ma che ha capito lei? Io ho capito benissimo. Ma no, prima dice che non ho capito io, ma non ha capito lei, scusi. 100.000 euro, Sergio. Parliamo di Cacà. Vabbè, sì. Ma prima di Cacà. Ormai me. Che tra l'altro con questi discorsi mi è venuto. Siamo arrivati. Lo stimolo, eh? Al momento della scossa, sì. No, come la scossa un'altra volta, Maria la ballerina, mezza nuda, lei se ringrifa un'altra volta. Ma non mi ingrifo, Facciamo un applauso a signor Giovanni, dimostriamo il diritto, io non mi ingrifo. Ma come no? Santucci, signor Giovanni, continua a mettere bocca sull'andamento del programma. 100.000 euro, ma prima. Siamo arrivati al momento della scossa, vieni Giovanna! Non la faccio più.